Se dovessi guardare con la solita visione renziana del bicchiere mezzo pieno, direi che abbiamo fatto un più 100%. Però anche in questo caso potreste ricoverarmi. Anche in questo caso potreste ricoverarmi. Il punto qual è? Che se su 36 alti funzionari, 37, noi ne abbiamo due, è il segno che quando siamo andati in Europa noi non abbiamo mai fatto squadra. Lo dico perché per primo critico la mia parte politica. Perché abbiamo utilizzato l'Europa per fare i conti con le vicende di politica nazionale, sbagliando anche noi. E allo stesso modo, oggi dico che quando si va in Europa è impensabile che vi sia l'atteggiamento di tifoserie e di ultra, per cui quando il Presidente del Consiglio chiude il semestre europeo al Parlamento europeo, venga accolto da una parte delle delegazioni degli altri partiti che urlano mafia, mafia, degli altri partiti italiani. C'è bisogno di riscoprire l'interesse nazionale non come contraddittorio rispetto al sogno europeo, ma come elemento costitutivo del sogno europeo. E per farlo c'è bisogno di fare uno sforzo condiviso, per cui quando c'è di mezzo l'Italia, prima di tutto viene il desiderio davvero di giocare e di remare dalla stessa parte. Non è accaduto questo. Non è accaduto a livello nazionale, non è accaduto nei livelli territoriali. Si è fatta una gara sui fondi europei regione contro regione.